Hi guys, tantissimi di voi mi hanno chiesto una canzone bellissima di Biagio Antonacci, Se io, se lei, e quindi ecco qui il tutorial. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube, seguitemi anche su Facebook e Instagram. Trovate qui sotto in descrizione tutti i link anche alle varie parti della canzone. Vi farò vedere gli accordi del brano, la pennata ritmica e poi la suoneremo insieme. Andiamo! Per quanto riguarda gli accordi della canzone, abbiamo Mi minore settima, La maggiore, poi Si minore, di nuovo La maggiore e Sol maggiore. Questo è l'intro. Per quanto riguarda la strofa, abbiamo Si minore settima, Sol maggiore, Re maggiore, La maggiore, poi Si minore settima, Sol maggiore, Re maggiore, La nona, Fa diesis maggiore. Poi abbiamo di nuovo un'altra strofa, mentre per il ritornello abbiamo Mi minore settima, La maggiore, Re maggiore, Si minore. Mi minore settima, La maggiore, maggiore e Si minore. Verso la fine il brano sale di un tono e quindi avremo Fa diesis minore settimo, il Si, Mi maggiore e Do diesis minore. Se volete, per questa parte finale possiamo utilizzare degli accordi un po' particolari per rendere il pezzo, diciamo, con un mood un po' diverso. E prenderemo questo tipo di Fa diesis minore. In questo modo, quindi lasciando libere prima e seconda, e se riuscite a prendere anche con il pollice secondo tasto della sesta corda. Poi abbiamo Si, prenderemo in questo modo, lasciando sempre libere prima e seconda corda, senza suonare la sesta in questo caso. Poi abbiamo il Mi e Do diesis minore che possiamo prendere in questo modo, quindi lasciando anche in questo caso la prima corda vuota senza colpire la sesta. Nella parte proprio finale abbiamo il Fa diesis minore, poi abbiamo il Si, poi La nona, poi sempre con La nona prendiamo semplicemente il basso di Sol diesis, quindi quarto tasto della sesta corda e poi Sol. Questi sono tutti gli accordi. Per quanto riguarda la pennata, nella parte della strofa, nella parte iniziale, avremo una pennata molto morbida e facciamo delle pennate verso il basso, davvero semplicissime, per portare il ritmo in questo modo. Per quanto riguarda invece il ritornello, possiamo fare in questo modo. Proviamo a rallentare.
C'è un altro accordo particolare che potete utilizzare nel brano ed è alla fine della strofa, quindi Si minore, settima, Sol, Re maggiore e La maggiore. Adesso, prima di ricominciare, possiamo fare questo tipo di accordo. Quindi da questa posizione di La maggiore andiamo a colpire il primo tasto della quinta corda e spostiamo le dita per prendere l'accordo come se fosse di La settima, in questo modo. E qui, in questo modo, e riparte. Benissimo, vediamo adesso insieme il brano. Se noi avessimo dato all'amore la giusta importanza, l'impegno e il valore, se noi amare corti e anche a volte annullarsi per dare qualcosa a noi. Thank you.
Bene ragazzi, spero che il pezzo vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se vi è piaciuto mettete un like, se avete dei commenti scriveteli qui sotto. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Pubblico ogni settimana nuovi contenuti. Seguitemi anche su Facebook e Instagram. Trovate qui sotto in descrizione tutti i link. Alla prossima!